Baldelli e Saltamartini a Pesaro per fare il punto sul nuovo ospedale. L'assessore regionale alle infrastrutture dichiara grande impegno della Regione Marche per questo progetto. Maxi antenna della telefonia a Finile di Fano dopo il diniego del Consiglio Comunale con l'indicazione di un luogo diverso. L'assessore all'ambiente Cora Fattori spiega, il gestore ha proseguito, partirà una campagna di informazione e chiederemo alla Regione un piano di monitoraggio sulle emissioni. Continua l'attività di implementazione degli ambulatori specialistici al distretto sanitario di Pesaro, approda l'ambulatorio di chirurgia plastica che verrà gestito dal dottor Adriano Izzo. Taglio del nastro al Pincio di Fano per Fano Fiorisce, la mostra mercato delle piante e dei fiori che con 20 espositori rimarrà allestita fino a domenica 1 ottobre. Calcio amputati, a Fano si assegnano alla Coppa Italia e alla Supercoppa, le formazioni scenderanno in campo sabato e domenica allo Stadio Mancini. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Manterremo le promesse e realizzeremo una struttura attesa da decenni. Queste le parole dell'assessore regionale all'edilizia sanitaria Francesco Baldelli, rilasciate a margine di una conferenza stampa sul nuovo ospedale a Pesaro. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di apertura che è stato curato da Marco Lunigro. Mantenuta la promessa del presidente Acquaroli, sulla quale insieme all'assessore Saltamartini abbiamo lavorato, della realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro. Acquaroli era stato molto chiaro poco più di un anno fa. Avremmo sfruttato i mesi che avevamo davanti per realizzare finalmente una struttura che la città di Pesaro, la provincia di Pesaro Urbino, la sanità regionale aspettavano da decenni. Un importo di oltre 200 milioni di euro, 10 milioni di euro circa di progettazione, sulla quale è arrivata la bollinatura dell'ANAC, una procedura che noi abbiamo scelto perché questa è la più grande gara d'appalto a memoria realizzata nella storia della Regione Marche e si inizia proprio da Pesaro per poi proseguire con Macerata, San Benedetto del Tronto e tutte le altre strutture che stiamo riqualificando per rispondere alla sanità del terzo millennio nella nostra regione. Spostamenti che sono stati descritti nei giornali nelle settimane precedenti non avevano nessun tipo di fondamento, tutto rimarrà a Pesaro, non ci sarà nessun tipo di trasferimento. Noi abbiamo fatto un incontro con i medici e con i primari e abbiamo deciso sostanzialmente una riorganizzazione soft che possa evitare di privare Pesaro dei servizi fondamentali e necessari, quindi non è vero che verrà spostato il reparto materno-infantile, non è vero che ci saranno altri traslochi, ci saranno delle sistemazioni che probabilmente potranno interessare alcuni reparti. E oggi Pesaro ha 285 posti letto, li portiamo a 328, quindi ci sarà un potenziamento della sanità pesarese e in caso di emergenza arriveremo a 350 posti letto, quindi mai c'era stato uno sforzo della regione per il potenziamento dei posti letto nella città di Pesaro, che erano i più bassi della nostra regione, e lo sforzo finanziario, lo sforzo operativo mi pare sia sotto gli occhi di tutti. Tempistiche di esecuzione dei lavori io non le posso fornire, siamo oggi a parlare di un finanziamento che già c'è e quindi sostanzialmente del fatto che parte una progettazione esecutiva che potrà far partire il cantiere. Vero è però che i tempi di esecuzione dovranno essere scanditi in modo assolutamente veloce, perché c'è da tener conto che con un'inflazione che può arrivare anche a doppia cifra, il finanziamento che noi oggi abbiamo può essere smontato, quindi la velocità di esecuzione dei lavori sono direttamente proporzionali evidentemente al risultato finale. Chiaramente le regole che sono state recentemente approvate dal contratto, dalla legge sugli appalti pubblici, garantiscono alle aziende la velocizzazione dei processi e quindi io non nutro dubbi che raggiungeremo l'obiettivo. Voglio dire in conclusione, Pesaro aspettava questo ospedale da 30, da 40 anni, da quanti anni? Noi siamo in grado di realizzarlo.
E nel distretto sanitario di Pesaro oggi è stato aperto l'ambulatorio di chirurgia plastica, un nuovo servizio a disposizione dei cittadini presentato ai nostri microfoni dal direttore generale dell'AST Pesaro Urbino, Nadia Storti, e dal dottor Adriano Izzo. Prosegue l'attività di implementazione degli ambulatori specialistici nella provincia di Pesaro Urbino. A partire da giovedì 28 settembre nel distretto sanitario di Pesaro verranno erogate visite di chirurgia plastica. Inizieremo a breve l'attività ambulatoriale di chirurgia plastica. È molto importante perché stiamo costruendo un po' sul territorio quelle che sono le attività simili Casa della Salute, in modo tale che il cittadino possa trovare distribuita nel territorio di prossimità quelle che sono le prestazioni più semplici senza dover ricorrere alle strutture ospedaliere. Abbiamo deciso di distribuirlo anche sul territorio, non solo a Pergola ma a Fano ed anche a Pesaro, proprio per evitare che ci siano spostamenti e per far sì che tutta la piccola attività diagnostica e terapeutica possa essere fatta lontano dagli ospedali, in modo tale da dare spazio agli ospedali per la grossa complessità, per il recupero della chirurgia ortopedica e per le elevate complessità. L'ambulatorio di chirurgia plastica sarà gestito dal dottor Adriano Izzo, un professionista dalla consolidata esperienza sul campo, già medico dell'equipe di chirurgia generale all'ospedale di Pergola. Sarà possibile accedere al nuovo ambulatorio, spiega il direttore generale di AST Pesaro Urbino, utilizzando le modalità già in uso per tutte le altre prestazioni specialistiche. Come tutte le altre prestazioni specialistiche si può accedere tramite la richiesta da parte del medico di medicina generale e le prenotazioni a coppe. Le agende, i numeri di prestazioni che sono state concordate adesso possono essere oggetto di modifica, quindi di ampliamento, qualora la richiesta sia ulteriormente accentuata. Dopo gli interventi a Pergola e Vallefoglia prosegue il percorso di aumento dell'offerta. Stiamo aumentando anche su Fossombrone e stiamo orientando l'attività chirurgica dei tre ospedali della nostra AST, sia su Pesaro, Fano che Urbino. La chirurgia plastica è quella branca della medicina che si occupa più che altro di restituire, di rimuovere, di ricostruire, di ridare le dimensioni di quello che è stato danneggiato. I danni possono essere stati causati da varie cose, insomma da un danno ustione, quindi un trauma, che può essere un danno oncologico, che può essere un danno a seguito di interventi chirurgici, come vediamo appunto le ricostruttive della mastoplastica additiva post-oncologica. Quindi la chirurgia plastica è quella branca della chirurgia che deve restituire un corretto assetto anatomico-fisiologico dalla parte lesa. Questo come lo facciamo? Lo facciamo attraverso varie tecniche chirurgiche, diciamo che è un po' un servizio di sartoria, tra virgolette, tramite l'allestimento di lembi, tramite l'allestimento di trapianti di pelle, si chiamano appunto innesti dermocutanei autologhi, e ci serviamo di questi mezzi per ricostruire tutte le parti mancanti, soprattutto la parte cervico-facciale, di asportazione di lesioni altrimenti non facilmente riparabili. A volte il paziente è preoccupato per una piccola lesione sul volto, a volte il paziente presenta una piccola cicatrice retraente, presenta una cisti, è preoccupato, io gli devo risolvere il problema. La chirurgia plastica qui lo possiamo fare in ambulatorio chirurgico del poliambulatorio dell'AST, tramite appunto la rimozione, tramite la ricostruzione con piccoli lembi a volte di pelle o piccoli innesti presi dalla coscia, dal lingue, da varie parti del corpo e messi e suturati sulla parte lesa. Ovviamente va incontro a una serie di medicazioni pian piano nel tempo, ma comunque daranno al paziente un giovamento di guarigione chirurgica. Gli agenti del commissariato di Fano ieri sono intervenuti per la segnalazione di un'aggressione fisica ai danni di un uomo nella zona di Porta Maggiore. Il presunto aggressore era fuggito lungo Viale Buozzi, aveva attraversato il ponte del canale Albani in direzione del campus scolastico, ma grazie alla descrizione fornita dalla sala operativa è stato subito intercettato da una pattuglia. La vittima ha poi riferito che aveva lasciato per pochi minuti posteggiato il proprio monopattino elettrico in via Roma per poi accorgersi che era stato rubato.
Dopo pochi istanti, al Pincio aveva notato un ragazzo con il suo monopattino. Il conducente prima ha negato e poi lo ha restituito. Poco dopo, però, è tornato dal proprietario bloccandolo e strattonandolo con violenza nel tentativo di riprendersi il mezzo. Ne è nata una colluttazione e le urla della vittima hanno attirato l'attenzione dei passanti, alcuni dei quali hanno allertato il 112, mentre uno è intervenuto aiutando l'aggredito. L'aggressore è poi stato trovato in possesso di un manganello telescopico in acciaio in libera vendita, mentre durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 10 grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato per tentata rapina dagli agenti diretti da Stefano Seretti. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Pesaro, che ha disposto a suo carico la misura cautelare del divieto di dimora nel nostro territorio. E durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuto questa mattina in Prefettura a Pesaro, sono stati pianificati servizi di controllo straordinario del territorio ad alto impatto da attuarsi nei prossimi giorni a Pesaro e Fano. Tale progettazione, si legge in una nota, rientra nell'ambito delle recenti direttive nazionali con le quali è stato sollecitato un approccio integrato al fenomeno del degrado urbano e sociale, nella consapevolezza che quest'ultimo, oltre a favorire la consumazione dei reati, alimenta le sacche di illegalità e l'allarme sociale. Sono rimasti sorpresi i residenti di Fenile nel vedere installata una maxi antenna della telefonia mobile a poche decine di metri dalle abitazioni. Viste le preoccupazioni dei cittadini, abbiamo chiesto informazioni all'assessore all'ambiente del comune di Fano, Cora Fattori. Infatti il consiglio comunale aveva indicato una diversa ubicazione dell'antenna. Ora, ha detto l'assessore, partirà una campagna di informazione e verrà chiesto alla regione un piano di monitoraggio sulle emissioni. Sentiamo. Il tema delle antenne di telefonia mobile è assolutamente un tema odierno, lo vediamo non solo nella città di Fano ma anche in altre città, era di poche settimane fa anche il caso su San Bartolo e così via. Qual è il problema? Il problema è che le antenne di telefonia mobile sono equiparate a un'opera di urbanizzazione primaria e quindi da questo punto di vista normativamente hanno una priorità, ma qua per questo c'è un motivo, perché effettivamente sono molto importanti. Tutti noi usiamo il telefono, tutti noi per motivi di lavoro e per le nostre attività più o meno grandi abbiamo bisogno di una connessione 5G, ma questo non toglie che ci siano anche dei problemi relativamente a questa tecnologia, come in tutto, perché tutto quello che facciamo ha una conseguenza. L'ultima antenna ad essere sotto l'occhio del ciclone, per così dire, oltre a quella di Carignano, è quella del Fenile. Diciamo che a Fano casi in cui ci sono problemi con le antenne sono veramente pochi e limitati. Questo perché il Comune di Fano da anni ha fatto una pianificazione, iniziando nel 2006, uno dei primi nella Regione Marche, per proseguire nel 2016 e poi ogni anno noi parliamo con gli operatori telefonici, capiamo il loro piano infrastrutturale e lo osserviamo e cerchiamo di definire quali sono dei luoghi che a nostro parere sono più opportuni. Purtroppo nel caso del Fenile noi avevamo segnalato e votato in Consiglio Comunale a dicembre 2022 un aggiornamento del regolamento indicando una posizione che non era quella attuale dove è stata realizzata, ma è quella a ridosso di un insediamento produttivo. Il gestore ha proseguito, noi facciamo sempre ricorso in questi casi, avevamo dato diniego, però abbiamo un po', come si suol dire, le armi spunte. Ma in questo caso cosa occorre fare? Anzitutto come Comune di Fano inizieremo una campagna di informazione e formazione per far capire quali sono i pro e i contro e quali sono gli effetti sulla salute di questa tecnologia, perché ci sono ma in base a determinate esposizioni. L'altro aspetto è insisteremo con la Regione, perché attraverso ARPAM, che afferisce alla Regione e non al Comune, si possa fare un piano di monitoraggio che sia simile a quello del Friuli Venezia Giulia, perché il problema è il tipo di emissioni che noi abbiamo. C'è un limite nazionale che è quello del 6 volt metro, che se rispettato in base a studi scientifici che ci sono negli ultimi anni non comporta, non presenta rischi per la salute. Ovviamente gli studi vanno sempre avanti, mentre invece se si superano certi limiti è un problema. Come fare a sapere, ad avere la certezza anche per i cittadini che questi limiti siano rispettati? Bisogna chiedere all'ente competente, che è ARPAM, di fare una misura
misurazione, ma diventa una cosa molto macchinosa chiamare l'ente, far arrivare la misurazione. Un sistema come quello del Friuli Venezia Giulia, dove io una mappatura in qualsiasi posto mi trovo posso vedere quando è stata fatta l'ultima misurazione, che esposizione c'è, e ho chiaro anche qual è la copertura e l'inquinamento elettromagnetico che c'è nel mio territorio, è molto importante. Come Comune di Fano daremo un incarico professionale per migliorare il regolamento delle antenne proprio in virtù di questo nuovo aspetto, di questa nuova impostazione scientifica e di verifica, perché le tecnologie non vanno ostacolate ma non vanno neanche accettate a mani basse, vanno capite, vanno regolamentate nell'interesse della salute e dell'economia, e le due cose possono convivere. In più chiediamo alla Regione, ci adopereremo affinché si possa fare ad esempio un protocollo d'intesa con ARPAM e partire magari come per Fano, come caso studio, per avere un monitoraggio di questo tipo. Speriamo di riuscire. Ancora cronaca, una persona è rimasta lievemente ferita in un tamponamento che si è verificato oggi sulla superstrada Fano-Grosseto all'altezza del cantiere installato in direzione sud a Bellocchi. A causa dell'impatto uno dei veicoli si è ribaltato ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia stradale. La palla di pomodoro è stata sfregiata. Come potete vedere da queste immagini che ci arrivano da Pesaro, la sfera grande realizzata nel 98 dallo scultore Arnaldo Pomodoro è stata deturpata nella parte inferiore con diverse incisioni. Non si sa con precisione quando è stato commesso l'atto vandalico e al momento nemmeno l'entità del danno provocato alla scultura in bronzo. Entro dicembre, forse già entro novembre, dovrebbe partire il cantiere per i lavori di completamento del traforo della Guinza, un'opera fondamentale della superstrada Fano-Grosseto. Lo hanno ribadito ieri all'Assemblea regionale della CNA sia l'assessore ai lavori pubblici della Regione Marche, Francesco Baldelli, che il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, intervento poi confermato dal governatore Acquaroli. Nel corso dell'iniziativa si è parlato anche dell'isolamento delle Marche e in particolare della provincia di Pesaro Urbino. Infatti, secondo il presidente CNA di Pesaro Urbino, Michele Matteucci, c'è anche il problema dei lavori di manutenzione della contessa che stanno bloccando da mesi il transito da e verso l'Umbria. Tra i problemi, pure quelli legati al porto di Pesaro, che da tempo necessita di essere dragato, quello dei collegamenti ferroviari, soprattutto in direzione Roma, e l'annosa questione della banda ultralarga. Nella nostra regione è coperto solo il 46,5% del territorio, ma solo un marchigiano su 4 ha un abbonamento appunto alla banda. E oggi la CNA è intervenuta anche sulla mancata proroga del superbonus 110 per i condomini che hanno avviato i lavori. Infatti migliaia di condomini, circa 300 solo in provincia di Pesaro Urbino, dal 1 gennaio, come ha spiegato l'associazione di categoria, vedranno scendere il beneficio dal 110 al 70%, rendendo di fatto impossibile terminare i lavori. È gravissimo, ha commentato la Confederazione, e le criticità provocate dalle continue modifiche dell'agevolazione non possono gravare esclusivamente su imprese e famiglie che hanno rispettato norme e procedure. Cambiamo argomento, ci spostiamo al Pincio di Fano, dove questa mattina è stata inaugurata Fano Fiorisce. La manifestazione proseguirà fino a domenica con spettacoli, giochi da tavolo e musica grazie alla collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Rossini. Al taglio del nastro c'era per noi Filippo Pucci. Giovedì 28 settembre, oggi al Pincio di Fano, si inaugura Fano Fiorisce, la mostra mercato dedicata ai fiori, alle piante e a tutto l'occorrente per il giardinaggio e l'orto. L'appuntamento prosegue fino a domenica, 1 ottobre, con momenti musicali e iniziative dedicate ai più piccoli. Con il taglio del nastro di fronte all'Arco d'Augusto è partito anche quest'anno l'appuntamento più colorato e profumato della città. 20 espositori locali, dislocati su tutto il perimetro del Pincio, hanno animato la location con colori sgargianti, alberature, vasi e accessori per il verde.
Un piccolo spazio, infine, è stato ricavato anche per il mercatino di frutta e verdura. Fano Fiorisce è veramente una bella occasione per tutta la città. Prima di tutto perché tutto il mondo del florovivaismo è qui nel Salotto Buono della città, nel Pincio, quindi c'è la possibilità di acquistare i migliori prodotti di questo settore. E poi è un'occasione per tutta la città, per i privati, ma anche per la città stessa, per abbellirla. La nostra città è già bella di suo, ma una città fiorita, una città green è sicuramente più bella. E ci serve anche per lanciare un messaggio di sostenibilità, al quale dobbiamo ovviamente adesso e nel futuro sempre avere molta attenzione. Ma Fano Fiorisce non è soltanto il mercato, la mostra mercato dei fiori, ci saranno diversi belli appuntamenti, ad esempio insieme all'Orchestra Sinfonica Rossini sabato e domenica in piazza 20 Settembre, ma anche qui in zona Pincio ci saranno degli appuntamenti, degli aperitivi floreali, chiamiamolo così, musicali, con un gruppo d'ottoni, quindi con l'orchestra che terrà dei momenti musicali. E non possono mancare i momenti dedicati alle famiglie e coi bambini, proprio qui dietro ai Giardini Roma, insieme al gruppo storico La Pandolfaccia, i giochi storici e anche un bellissimo spettacolo di giocoleria o magia che si terrà la domenica. Quindi una bella occasione per tutti per vivere il centro storico. Il programma completo con gli orari di ogni singola iniziativa sono disponibili sulla pagina Facebook di Fano Fiorisce. Il calcio amputati è pronto a regalare due giornate di grande spettacolo e di emozioni. Nel fine settimana, infatti, verranno assegnate la Coppa Italia 2023 e la Supercoppa Italiana. Esser Musco. Cosa succede a Fano questo weekend? Allora, questo weekend intanto vi invito tutti allo stadio perché ci saranno due partite fantastiche. Si disputerà la finale di Coppa Italia e di Supercoppa Italiana del calcio amputati. È un evento fantastico, soprattutto perché siamo reduci dalla vittoria in Francia della National League con la nostra nazionale. Quindi avremo anche una carica e uno sprint in più per giocare e vivere al massimo. Ci saranno due finali contro il Vicenza alle 5 del pomeriggio sabato, mentre alle 9 e mezza della mattina di domenica. Vi aspetto allo stadio perché è aperto a tutti, è gratis l'evento e soprattutto voglio tanto tifo perché sono uno di voi, sono fanese anch'io e non vedo l'ora di rappresentare al meglio la mia città e la mia squadra. Orgoglio della città di Fano, quali sono i futuri obiettivi? Allora, sicuramente i futuri obiettivi, adesso questo weekend sarà abbastanza impegnativo, poi avremo a metà novembre la Champions League da andare a fare in Spagna, che anche quella sarà una grande manifestazione, e poi si passerà all'anno prossimo puntando agli europei con la nazionale e magari a livello personale sognando anche le Paralimpiadi a Parigi, ma questo si vedrà col tempo. In bocca al lupo. Crepi, grazie mille, vi aspetto allo stadio. Marc Antonini scores and Italy is leading 1-0 against Iran. Un evento senza barriera allo stadio sabato e domenica a Fano. Assolutamente sì, un'iniziativa, un fine settimana di fuoco con grandi emozioni, di ragazzi talentuosi e che daranno un vero spettacolo, perché sono ragazzi spettacolari, ragazzi con grandi abilità, che veramente vederli in campo provoca una forte emozione, perché non solo la palla diventa un elemento per superare i propri ostacoli, ma corrono anche senza strumenti che a volte gli servono per camminare. Questo veramente significa andare oltre l'ostacolo. Sono comunque società che anche a livello atletico sono davvero talentuose perché hanno dei primati importanti. È una finalissima, disputarla a Fano è un grande onore per noi naturalmente come città, e quindi avanti tutta partecipate perché l'evento è gratuito. Verrà presentato all'interno dello Stadio Mancini, quindi partecipate numerosi, il posto c'è per tutti. Sarà un evento che potrete godervi del bel calcio, ma soprattutto avrete la possibilità di poter conoscere e incontrare i grandi campioni che hanno vinto la Nation League, che hanno onorato la maglia azzurra e che quindi insomma potranno davvero non solo essere in campo per giocare, difendere le maglie dei propri club di provenienza, ma soprattutto per dare un grande messaggio a tutti voi che verrete, a tutti coloro che avranno la possibilità di vederli e di ammirarli, che nella vita tutto è possibile e che quindi il gioco è qualcosa che ci aiuta davvero ad esprimere tutte quelle che sono le nostre abilità. Quindi davvero vi aspetto numerosi, sempre come si dice Forza Italia, ma soprattutto viva lo sport e viva lo sport per tutti.
Ora andiamo a Bellocchi per il compleanno della signora Irma Falcioni, che ieri ha compiuto 100 anni. In attesa della festa organizzata per domenica dai familiari, Stefania Schiaroli è andata a trovarla. Siamo a casa della signora Irma Falcioni e oggi è un giorno speciale perché la signora Irma compie 100 anni, un grande traguardo, e è pronta qui a festeggiare con i suoi figli e i parenti. Signora Irma, che effetto fa, che emozioni arrivare a 100 anni? Non lo so, non lo posso nemmeno dire. È molto in forma signora, dimostra molti meno anni, lo sa? Ah, siete fuggiti. Complimenti, allora tanti auguri anche da parte di Fano TV. Grazie. Siamo con i figli della signora Irma, tre figli. Raccontateci qualcosa di particolare. Allora, dalla mamma erano 12 figli. Lei è rimasta l'unica. Questa è tutta la famiglia da dove viene mia madre. Per me sarebbero mio nonno e mia nonna. La Irma... questa. Che persona è? Si racconti la sua personalità. È molto brava, dai, buona, brava, tutto, dai. Fino a 94 anni è stata da sola, dobbiamo augurare anche questo. È stata una cosa per noi molto bella, che stava da sola, si gestiva da sola. Oggi è solo una parte, un inizio, diciamo, di festa, perché domenica... è la più grande festa dei suoi 100 anni, con tutti i nipoti, figli, tutta gente, parenti, tutti. Tanti auguri a te, auguri! Dai festeggiamenti di compleanno a quelli di matrimonio, questa sera i nostri auguri vanno anche a Marco Bartolini e Anna Campari, residenti nella frazione di Borgaccio, nel comune di Colli al Metauro, che oggi celebrano le nozze di diamante. 60 anni di matrimonio per questa coppia, auguri davvero. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale inerente al progetto 50x50 Capitali al Quadrato di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024. Noi chiudiamo qua il nostro telegiornale, grazie per averci seguito. Vi ricordo che domani mattina alle 7 torna la nostra rassegna stampa condotta da Massimo Fughetti, mentre il TG domani sera alle 20:30. Buona serata.